Angelo Poliziano, mai sapete chi era, ma lo rincontreremo a tempo debito. Metodi comuni o condivisibili fra filologia e biologia. Entrando per la prima volta in questa sala, in questa bella sala poco fa, mi guardavo attorno alla ricerca di eventuali spunti, e volendo si possono trovare, perché i motivi iconografici sono da una parte riprese di temi classici, ma ci sono anche motivi, usiamo la parola difficile, zoomorfi, ecco l'animale che entra nella rappresentazione artistica. Ci sono queste commistioni che in altri tempi, in altri secoli, hanno pervaso un po' tutte le dimensioni dell'attività del pensiero e dell'espressione artistica. Poi sono andati un pochino in crisi in tempi più vicini a noi, come è già stato ricordato poco fa. Qualcuno ha cominciato a denunciare una separazione, uno scisma, una sorta di frattura difficilmente superabile fra quelle che erano diventate, dovrei forse dire sono diventate, due tradizioni di impegno culturale, di interesse, di ricerca, di posizioni accademiche, da un lato nel settore delle cosiddette scienze umane, dall'altro nel campo delle scienze della natura. Questa suddivisione la possiamo vedere, per esempio, nella realtà accademica del nostro paese, quando consideriamo, ad esempio, la struttura organizzativa e le pubblicazioni delle accademie, a cominciare dall'Accademia Nazionale di Lincei fino a altre, diciamo, di minor importanza, prestigio, dove quasi sempre troviamo una suddivisione in due classi, due sezioni, una con denominazioni che cambiano poco da un'accademia all'altra, una, per esempio, classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, o più semplicemente di scienze, e una classe di lettere o di lettere e arti. Una separazione, quindi, che pur in un luogo, pur in un contesto come quello di un'accademia, che dovrebbe favorire il dialogo, non dico la multidisciplinarietà, cioè la somma, ma l'interdisciplinarietà, cioè l'interazione, il discorso comune, questo succede in maniera molto limitata. Eppure, uno spazio per guardarsi al di là di questa barriera c'è sempre stato e, se vogliamo, c'è tuttora. Mi permetto di presentarvi adesso una veloce carrellata di esempi o di episodi in cui vediamo o entrambi gli aspetti, entrambi, diciamo, le culture, le due culture di Snow, portate avanti da una stessa figura, da una stessa persona, da una stessa struttura accademica, o dall'altro delle incursioni utili e preziose da un campo nell'altro. Se consideriamo per esempio la storia delle arti figurative, troviamo, come ben noto, una ricchezza di temi presi dalla natura, animale o vegetale. Rappresentazioni a volte estremamente fedeli, o perlomeno che cercano di essere molto fedeli, come quelle che vedete qui in queste tavole rinascimentali, o come quelle invece più fantasiose, più elaborate, che si sono venute da una tradizione a cui appartengono, se vogliamo, la chimera, le sirene, i centauri, eccetera. E in questi casi, soprattutto là dove la figurazione è più vicina al vero, c'è bisogno dell'intervento del naturalista che identifichi l'animale o la pianta trattata, che collochi questi organismi in un contesto. Parlavo prima con la professoressa che si occupa di migrazioni delle idee e del pensiero. Quando sono arrivati per la prima volta in Europa rappresentanti di faune, per esempio, delle Americhe o più tardi dell'Australia, dell'Oceania. Ecco, c'è bisogno di questa collaborazione. Come alla rovescia, può essere utile che uno storico dell'arte dia un'occhiatina alle cose che sembrano di casa nostra, parlo delle scienze della natura, come, ecco, comincia a emergere una metafora che noi siamo abituati a considerare la metafora dell'albero, anche a cominciare dagli scritti e dal pensiero, dai taccuini, dall'opera stampa di Charles Darwin, dove però Horst Bredekamp, questo storico dell'arte berlinese,
ripensando, riesaminando, reinterpretando, soprattutto in materia di taccuini di Darwin, arriva a spostare la natura della metafora e ci suggerisce che queste rappresentazioni ramificate debbano essere lette come coralli, con tutta una serie di implicazioni che vi risparmio, ma il saggio Darwin's Coral è stato tradotto anche in lingua italiana, quindi largamente accessibile, assieme al famoso libro sulle forme del divenire di Minelli, più volte citato in questa occasione. Altri spazi, se vogliamo anche più popolari, meno accademici, sono quelli che hanno visto e continuano a vedere presenze di animali nella letteratura, o anche di piante in forma, se vogliamo, di letteratura più raffinata o più popolare da adulti o da giovani, da bambini. Al di là di queste dimensioni abbiamo, come dicevo prima, una serie di personaggi che ci accompagnano dai secoli del Rinascimento fino a tempi a noi più vicini, che hanno coltivato in prima persona l'una e l'altra dimensione della nostra cultura. Vediamo per esempio delle pagine di uno dei ponderosi volumi di Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi, medico, naturalista, professore dell'Università di Bologna, uno dei primi naturalisti a mettere insieme un erbario, cioè a prendere e raccogliere piante in campagna, e allora si incollavano, adesso non si usa più, insomma, raccogliere su fogli poi rilegati al libro. Ma nello stesso tempo autore di libri in cui raccontava del mondo soprattutto degli animali, dei quadrupedi, dei serpenti e magari anche dei draghi. Ebbene, libri scritti, e siamo ormai nei primissimi anni del 600, scritti ancora in latino, ma non solo, con frequenti citazioni in lingua greca, come vediamo, indicato dalle frecce. Quindi questo dimostra una dimestichezza con le lingue classiche che naturalisti e meglio ancora uomini delle altre scienze, diciamo delle scienze più dure, come si usa dire, difficilmente coltiveranno in tempi più vicini a noi. Un altro personaggio, e siamo già fra la fine del 600 e i primissimi del 700, John Ray ci porta in Inghilterra, come vedete scrive in latino le sue opere o le rielaborazioni, gli appunti del suo allievo Willoughby, scrive di piante, di uccelli, di pesci, di insetti, uno dei più grandi naturalisti di ogni tempo, è stato eclissato dalla grande fama di Linneo, già citato prima, semplicemente perché Linneo ha cominciato a usare un modo di etichettare le specie, una nomenclatura più comoda di quella che usava John Ray, ma forse John Ray era più bravo come conoscitore in realtà delle faune e delle flore. Ebbene, questo signore, oltre a scrivere queste importanti opere descrittive e enciclopediche su vari gruppi di organismi viventi, ci ha lasciato anche un dizionarium trilingue che, al di là del titolo, dell'intestazione in lingua latina, ci promette una serie di comparazioni, come dire, ordinamento in tre colonne di termini anglicis, latinis, greci, cioè in lingua inglese, latina e greca, usati da lui, raccolti con grande disinvoltura. E lui stesso, e già prima il suo allievo Francis Willoughby, avevano partecipato a un progetto del vescovo Wilkins, che in quegli anni, vedete, siamo prima gli anni in cui succede qualcosa di grosso a Londra, gli anni di Cromwell, eccetera, quel periodo lì, il vescovo Wilkins cercava di costruire una lingua filosofica, una lingua razionale, cioè di ricostruire una lingua, era ovviamente un adattamento della lingua inglese, ma come struttura, se vogliamo, di parole di base, eccetera, ma con tentativo di riorganizzarla in maniera razionale, qui si era circondato di esperti, in questo caso i naturalisti, Willoughby e Ray, come consiglieri per organizzare il pensiero. Poi Ray si accorge dopo un naturalista che la natura è molto più dinamica, più plastica, e lascia questo progetto, però era stato invitato, vi aveva partecipato. Nella periferia di un'Europa che ha già visto rivoluzioni di pensiero, ha visto lo sviluppo, o sta vedendo lo sviluppo di un illuminismo, periferia intendo dire Scandinavia, periferia però che partecipa
all'innovazione culturale, ma ancora è conservatrice in certe espressioni, nel modo di assegnare o di intendere il significato di una tesi di laurea, o nell'uso soprattutto della lingua latina, troviamo Linneo. Linneo, che a metà del Settecento propone questa grande enciclopedia, questo sistema Nature, che è ancora scritto in latino. È l'opera da cui nasce la nomenclatura moderna, come dicevo, quella per cui noi oggi attribuiamo alla nostra specie il nome scientifico di Homo sapiens. È Linneo, la prima specie trattata nella parte zoologica del suo sistema Nature, 1758. Genere Homo, specie Homo sapiens. Solo che per dare nomi a migliaia di specie di piante e di animali bisogna, attingere a fonti che non possono essere semplicemente il capriccio del naturalista, ed ecco che Linneo, dopo aver raccolto i nomi disponibili di piante e di animali nei autori precedenti, compreso il buon John Ray inglese che ho appena citato, si tuffa nelle antichità classiche alla ricerca di nomi fantasia, e si sbizzarrisce in questo, soprattutto quando ha a che fare con le farfalle, per denominare le quali pesca a piene mani nel mondo della mitologia, trovando nomi di Achivi, di Achei, di Greci e di Troiani, di divinità olimpiche, di ninfe, eccetera. Ed ecco queste tre specie, che sono nella nomenclatura sua dell'epoca, in parte conservata, sono la farfalla Apollo, la farfalla Galatea, la farfalla Ulisse. E sono solo pochi esempi. Arriviamo alla fine del Settecento, torniamo in Inghilterra, troviamo il vicario di Selborne, un paesino del sud, e questo vicario dedica moltissimo del suo tempo libero, probabilmente aveva poche anime di cui prendersi cura, dedica molto tempo a osservare le vicende stagionali, quando arriva e quando parte ciascuna specie di uccello migratore, quest'anno, l'anno dopo, quest'anno sono arrivati prima, quest'anno partono dopo, il momento in cui si aprono i fiori di questa o di quella pianticella, e fa un calendario di queste cose, raccoglie via osservazioni, ma nello stesso tempo, quando questi suoi appunti poi verranno stampati, il curatore si accorge che oltre alle note di storia naturale ci sono anche le note sulle antichità, cioè il buon vicario è stato insieme un naturalista, ma anche uno studioso delle antichità della sua terra. E veniamo a tempi ancora più vicini in parte e indaghiamo i settori più sospetti, meno sospetti. Qui ormai la specializzazione comincia a diventare più importante, ma vediamo cosa si può celare dietro queste immagini. Quindi sono due esercizi di geometria botanica, se vogliamo, di botanica geometrica. Cioè un tentativo di trovare delle curve che abbiano una loro razionalità, che possono essere descritte in qualche modo, che racchiudono il contorno o che corrispondono al contorno, a parte del contorno di una foglia, o nei quali possono essere scritte, come vedete a sinistra, le varie foglioline che insieme formano un'intera foglia di rosa. Bene, questi due esercizi appartengono alle pagine di due scritti molto lontani fra di loro, non solo nel tempo, ma anche nel substrato culturale. L'immagine di destra, infatti, appartiene ad un libro di un uomo di scienza, Nehemiah Grew, che è un personaggio legato alla Royal Society nei primi decenni della sua vita, quindi siamo fino al 600, che scrive una, notate già in inglese, e siamo 100 anni prima di Linneo, quasi, Anatomy of Plants, e nella quale, oltre a mostrare quella che noi chiamiamo veramente l'anatomia, cioè tutti i tubicini dentro i fusti, eccetera, mostra anche queste cose di geometria. L'altra immagine, che vi ho mostrato prima a paragone, la troviamo fianco a fianco con queste che sono ovviamente, potrebbero essere prese dalle pareti di questa stanza, rappresentazioni di motivi decorativi, e così ancora in due pagine a fronte di la stessa opera, noi troviamo sia un'analisi di questa struttura che ricorderemo oggi, diciamo, frattale, no? Questa moltiplicazione di divisioni sempre secondo la stessa legge, e poi il confronto con la realtà di una pianta vera che si allontana da questo schema perché deve fare i conti con il mondo, con i venti, con l'acqua, con la siccità, eccetera.
Bene, queste immagini, in parte geometriche, teoriche, astratte, in parte descrittive, di storia dell'arte, vengono in realtà da uno dei volumi della grossa monografia di questo signore che si chiamava John Ruskin, eclettico scrittore, ma soprattutto critico storico dell'arte, e siamo a metà dell'Ottocento. Quindi, ecco, questo rimbalzarsi di temi, di riflessioni. Allora, il naturalista e l'uomo che studia l'arte, insomma, si occupa dell'arte, o che egli stesso è artista, si incontrano. E altre occasioni, questo ci riporta proprio qui, in terra, diciamo, di nord-est. Giulio Camillo, ne parlavamo con l'amico Vianello di recente, disegna un teatro memorie. E uno degli esercizi, uno dei primi importanti esercizi, qualcosa c'era stato poco prima, altri seguiranno nel tempo, per suggerire delle tecniche per aiutare la memoria. Allora, ecco Camillo che suggerisce di crearsi un'immagine mentale di uno spazio articolato. Può essere appunto un teatro con dei vari ordini, dei vari settori. Potrebbe essere, un'immagine un po' diversa, una tempio, una cattedrale con le sue varie cappelle, le sue varie nicchie, e tu vai a collocare in quei posti, ma sai, sta lì più in alto, più in basso, un po' a destra, un po' a sinistra, vai a collocare i tuoi concetti, le tue idee, i tuoi nomi, e poi metti vicino quelli che hanno delle relazioni fra di loro. Poi, ripercorrendo la geometria di quegli spazi, che sono solo nella tua mente, ma che hanno la concretezza di cose tue, ritrovi le cose, le associazioni fra le idee. Recuperi, insomma, la memoria. Ma questa disposizione ha anche una sua concretezza fisica, nel modo in cui negli stessi anni, pensa poco, cominciano a essere disposti oggetti di storia naturale in queste collezioni che cominciano a meritare il nome di museo. Collezioni private di regnanti, di principi, di medici, di farmacisti, sparse in buona parte dell'Europa, possiamo dire perlomeno da Napoli a Copenaghen, per dire, in cui vediamo questi oggetti disposti con un ordine che non sarà quello ancora di Linneo, non è ancora, se vogliamo, quello più razionale che la scienza negli ultimi paio di secoli ha fissato, ha riconosciuto, però non è nemmeno una collocazione puramente estetica o atta a riempire degli spazi più grandi, più piccoli, con oggetti di maggiore o di minore ingombro. C'è una logica che il realizzatore di questo museo traduce e che può facilmente rievocare, evocare nella mente di chi va in visita. Altre dimensioni, e ci porta ormai al periodo che diventerà interessante per noi, sono quelle che si accompagnano alla introduzione, ma soprattutto alla diffusione della stampa in quanto veicolo di conoscenza nell'ambito delle scienze della natura. Se noi guardiamo tutta l'iconografia delle piante, per esempio, nei secoli precedenti, ci accorgiamo che questa non solo è limitata dalle possibilità tecniche, ma in fin dei conti con qualche pennellino fino si sarebbe potuto fare molto di meglio, ma è limitata soprattutto dal fatto che quasi tutta l'iconografia botanica precedente è fatta di copie di copie di copie, cioè di copie che vengono a essere sempre più semplificate, sempre più stilizzate. Finalmente un ritorno alla natura. Ed ecco che gli artisti diventano così importanti in quest'opera che l'autore, in questo caso Lionel Fuchs, ritiene necessario, doveroso, dare spazio al loro autoritratto e in qualche modo riconoscere e ringraziarli con la presenza delle loro immagini come quasi dei coautori, assieme a lui che invece era lo studioso, lo scienziato che aveva analizzato le forme e raccolto informazioni sugli usi, eccetera, delle piante.
L'iconografia è importante ed ecco l'arte a servizio della scienza, come vediamo anche nell'opera di Aldrovandi, non solo nelle sue opere stampa, che magari sono piene anche di rappresentazioni di esseri fantastici, ma soprattutto nelle straordinarie tavole che gli fece realizzare a pittori come Jacopo Rigozzi, qui vedete queste piante con estremo dettaglio. Quello che non era facile conservare, piante essiccata, ovviamente non sarà mai così bella, faceva conservare dal pennello, dai colori, su una pagina. Ed ecco poi ancora nuovi strumenti al servizio contemporaneamente della scienza e dell'arte. Questa tavola, per esempio, melissografia, è una descrizione dell'ape, della bestiolina che fa il miele, no? La melissa, in questo caso non la pianta, ma melitta, l'insetto del miele. Perché tanta attenzione? Beh, ci sono vari motivi. Da un lato è un motivo encomiastico, perché l'ape era simbolo della famiglia dei Barberini e il papa del momento era un Barberini, e questi signori, che sono quelli un po' del giro in cui nasce l'Accademia dei Lincei, il Federico Cesi, eccetera, gli importava ingraziarsi il papa, ma c'è di mezzo la disponibilità di un nuovo strumento. Forse è difficile riconoscerlo in quella sua semplicità, siamo qui calidoscopietti da bambini, in realtà è un piccolo microscopio. Lo stesso microscopio che qualche decennio dopo permette a Francesco Redi, altro medico, scrittore, descrittore di fenomeni importanti che riguardano per esempio i parassiti, la lotta contro l'idea di degenerazione spontanea, eccetera, e insieme appunto un umanista che partecipa alla fondazione dell'Accademia della Crusca. Ed ecco lo stesso microscopio che permetterà, più o meno in quegli anni, a un altro inglese, che scrive ovviamente in inglese, il titolo è in latino, ma poi scrive in inglese sua opera, siamo 1665, Robert Hooke, questa opera in cui troviamo queste magnifiche descrizioni e illustrazioni, per esempio, di una pulce, e quella figurina che sembrerebbe una cosa da poco, se non fosse la prima rappresentazione di cellule. In una pagina di quel libro c'è scritto appunto questa che vi faccio vedere, la figura tale di tali, sono queste little cells, piccole celle, che è detto appunto alla latina, piccola cella est cellula, parva cella est cellula, e sono appunto i contenitori in realtà delle cellule, cioè le pareti indurite di cellule superficiali di una pianta, di una fettina di sughero. Immagini e scienza, un binomio indissolubile. E credo che in uno di questi spazi, se non in questa sala, qualcuno ne parlerà a breve. Due colleghi, una collega italiana che ha insegnato qua a Udine, filosofo Federico Vercelloni, e un nostro comune amico, purtroppo recentemente scomparso, un tedesco faustiano, titanico, nei suoi interessi che spaziavano dalla pittura alla struttura del sistema nervoso. E hanno scritto questo libro, Pensare per immagini, che prende un po' di questi temi, ci ricorda con molti esempi, con molte riflessioni, quanto sia importante l'immagine per andare avanti, e anche appunto nella scienza. Arrivando ormai al punto focale della mia chiacchierata, e spero, farò molto anche la sua conclusione, non temete, a fianco al libro di Braccio di Vercellone, questo libro molto importante, scritto da un collega toscano, Giulio Balsanti, un libro che ha avuto un suo giusto successo anche a livello internazionale, in cui ha presentato tre metafore, metafore della scala, della mappa, dell'albero, come metafore usate nel corso del tempo per rappresentare o per aiutarci a capire, per formulare delle idee, per ragionare attorno alle relazioni fra una specie e un'altra, un tipo e un altro di organismi viventi. La scala è quella rappresentazione pre-evoluzionista che mette in ordine gli organismi da quelli che sono ovviamente più semplici a quelli più complessi, ma che per Charbonnet e altri autori dell'epoca sono in qualche modo una serie di esperimenti successivi della natura, insomma, che ovviamente culminano nell'uomo e magari oltre l'uomo nei cori angelici, fino a intuire il creatore. La rappresentazione a mappa sono queste strutture a reti in cui
il naturalista, questo soprattutto erano botanici a usare questo tipo di rappresentazione, fine 700, primi 800, vedono che questa pianta che ho in mano assomiglia per certe cose a quell'altra, ma per altri aspetti a quell'altra ancora. Per il fiore a questa, per la foglia a quella. Ecco, per dare un'idea di queste complesse relazioni, ecco, ho suggerito questa rete, come dire, indissociabile, insomma, di rapporti. Ma alla fine, con l'avvento di una visione evoluzionistica, ecco, finalmente entrare tra lo spazio l'immagine dell'albero, l'albero della vita, come è stato giustamente ricordato, albero che nelle prime rappresentazioni, qui questa è proprio una delle prime, uno dei primi alberi disegnati per indicare rapporti plausibili fra varie famiglie, gruppi di animali, di esseri viventi, disegnata nell'opera di uno dei primi evoluzionisti, uno dei più sanguigni, più energici zoologi dell'epoca. Ricordiamo, L'origine della specie, prima edizione, è del 1859, qui siamo appena nel 66. Ecco, io scrivo una morfologia generale degli organismi in due volumi, in cui ci sono tra l'altro alberi di questo tipo, alberi legnosi, no? Una vecchia quercia con i suoi rami. In realtà rappresentazioni che hanno, dal punto di vista puramente geometrico, topologico, la struttura di alberi, ne avevamo già visti prima, addirittura in Linneo e in tanti altri autori, o addirittura anche con questa, come dire, concretezza di rappresentazione botanica. Arbre botanique, questo potrebbe essere considerato come una battuta, non un gioco di parole, perché è una rappresentazione a forma di albero, che sembra un albero vero, con foglie, eccetera, ma allo stesso tempo rappresenta i presunti rapporti fra piante, albero botanico, e però pre-evoluzionistico. E Darwin, vabbè, molti dei presenti certamente avranno preso in mano L'origine delle specie e ricorderanno che l'unica figura che c'è in tutto il libro è questa. La sorta di albero, ma fino a un certo punto. È in realtà uno schema che aiuta a capire come a ogni momento ci sia una diversificazione. La popolazione non è tutta uguale, ci sono delle varianti, poi qualcuna sopravvive. Da basso verso l'alto è il tempo che cammina, come un po' come gli strati della roccia in cui si possono essere conservati i resti di questi organismi, e via via molti si cancellano, qualcuno sopravvive, ma ecco che la variazione riesplode. Bene. Metafora comunque ha un suo successo, ed ecco lo stesso Haeckel, oltre a dare una rappresentazione in forma di albero, ne dà altre forme di arbusto, di alga, eccetera. Però, per 100 anni almeno, nessuno si mette con pazienza a dare delle regole formali, o devo dire, a tirar fuori, diremo, un algoritmo, una serie di procedure per costruire questi alberi. Sono fatti tutti a occhio, dicendo sì, d'accordo, capisco bene che l'ala di un passero e l'ala di un'aquila si assomigliano abbastanza, cioè sono sempre ali di uccello, l'ala di una farfalla è un'altra cosa. Ma finalmente arriva un signore, è stato nominato prima, la professor Vianello, che si pone proprio come problema, come compito da chiarire, quello di individuare dei principi formali precisi per la ricostruzione di questi rapporti. E dopo aver scritto una prima opera nel 1950 in lingua tedesca, che quasi nessuno lesse, finalmente Hennig arriva alla ribalta, all'attenzione del mondo scientifico, quando esce nel 66, quindi fate conto, 50 anni fa, 49 anni fa, sono storie recenti, un suo libro molto importante, questa sistematica filogenetica, in cui dà delle regole per costruire appunto questi alberi. C'è da chiedersi, ma questi alberi di Hennig sono la stessa cosa degli alberi che abbiamo visto poco fa di Haeckel? Sì e no. Sì e no, perché in realtà noi con un albero possiamo raccontare molte cose, limitandoci a quelle che interessano qui la storia naturale, cioè immaginando che quei pallini siano specie di animali, di piante. Possiamo usare un albero per raccontare due storie. A sinistra, relazioni di parentele. Abbiamo 5 specie
cinque specie attuali, non bestie preistoriche, cinque specie che possiamo vedere attorno qua, andando a spasso nei boschi o allo zoo o sulle cinque specie, e ci domandiamo qual è il loro grado di parentela, cioè quale è più strettamente imparentata con chi. Allora, se queste bestie sono appunto il passero, l'aquila, una farfalla e un pesciolino, ci saranno certi rapporti piuttosto che altri. In realtà però, se uno pensa agli alberi genealogici, diciamo quelli della tradizione araldica umana, no? Ciò che raccontiamo è spesso una cosa un po' diversa. Noi raccontiamo spesso chi è figlio di chi. E chi è figlio di chi è un altro tipo di relazione. È quella relazione che vediamo in parte rappresentata da quei due pallini che a destra vediamo non in cima, in alto, come termine del discorso, ma che sono alle spalle di, che sono alla radice di. Quindi ecco uno di questi, questo, presunto o probabile, insomma, o accertato, antenato di questo, e questo che è antenato sia di questo che di quest'altro. Sono due storie differenti. Bene, il metodo di Hennig è un metodo, quindi il metodo di questa storia moderna della ricostruzione dei rapporti fra i viventi, si pone questo problema e non questo. Quindi il problema è quello di trovare rapporti di parentela, dicendo che noi forse non sapremo mai chi è figlio di chi, però potremmo dire chi è cugino primo, chi è cugino quinto, chi è cugino dodicesimo, per dire, più alla lontana di chi. I risultati sono delle rappresentazioni di questo tipo. A cosa ci servono? Beh, ci servono tante cose, ma se non altro a dare un fondamento più stabile alla nostra classificazione. Perché una volta che abbiamo trovato che i rapporti di parentela, per esempio fra quei cinque specie pallini verdi, se la parentela è quella indicata dall'albero, da quei rami in rosso, i gruppi naturali che ci viene a fare saranno quelli indicati da quegli ovali, più estesi, meno estesi. L'ovale più grande di tutti comprende tutte le specie che prendono origine da questo ipotetico capostipite. Non è una bestia che conosciamo, è un ipotetico antenato comune, un nodo da cui sono venute fuori. L'obiettivo dunque è comunque quello di ricostruire i rapporti di parentela e poi di usare questi per mettere ordine, per consolidare la classificazione. Ma diciamo, la classificazione ce l'avevamo già. Aveva già cominciato, se vogliamo, Linneo. Sì, d'accordo. E ci mettiamo adesso nel 1966 e dintorni a ricostruire la classificazione. Beh, sì, se c'è bisogno. Ma ce n'è bisogno? Guardate un esempio. Questi sono animali che ben conosciamo, più o meno. Qui c'è una tartaruga, ci sono lucertole, serpenti, coccodrilli e un uccelletto. Allora, secondo le classificazioni tradizionali, i rapporti sono quelli che vedete indicati a destra. Cioè, l'uccello sta per conto suo e gli altri sono tutti rettili. Se non che, con una serie di dati che per brevità vi risparmio questa sera, si trova però che i rapporti di parentela non sono questi. I rapporti di parentela sono, se vogliamo, di questo tipo. Vale a dire, è vero che gli uccelli hanno tante cose speciali, per esempio le penne, mentre i coccodrilli hanno squame come i serpenti. È vero che gli uccelli sono animali a sangue caldo, i coccodrilli no, come gli altri. Tutte queste cose sono vere, però ci sono altri caratteri che ci permettono di dire che le cose stanno così, e fra un attimo ci arrivo, perché è questo che ci porta a Poliziano e quindi alla conclusione del mio discorso. Cosa succede allora? Che se noi vogliamo fare una classificazione che rispecchi le parentele, non possiamo mettere il coccodrillo assieme all'uccello e ai serpenti, perché il coccodrillo è cuginetto degli uccelli e non delle lucertole e dei serpenti. Sono parenti più alla lontana. Dobbiamo allora raggrupparli come succede, come indicato da quella graffe rosse, quindi uccelli e coccodrilli insieme, e poi via via con gli altri. Una quindicina d'anni fa, la più piccola delle mie figlie, disse una cosa di questo genere alla sua insegnante di liceo, e prese 4. Però, poverina, aveva ascoltato troppo papà. Allora, questa immagine è sufficiente per capire il metodo che ha in comune la ricostruzione delle parentele fra i viventi secondo Hennig e secondo la biologia di oggi,
e la ricostruzione dei rapporti fra i vari codici, come ha suggerito Poliziano. Vediamo un carattere. Di cosa è coperto il corpo di questi animali? Di squame o di penne? Allora, se ci limitiamo a questo carattere, certo il coccodrillo finisce con certo serpenti, eccetera, e gli uccelli vanno dall'altra parte. Però, vedete, c'è una faccenda. I coccodrilli hanno le squame, più o meno, insomma, modificate in modo loro, e altri caratteri, ereditati da un lontano parente, da un lontano antenato, che hanno in comune con l'uccello e i serpenti. Gli uccelli hanno modificato l'attività della loro pelle, hanno inventato un nuovo tipo di produzioni cutanee, che si chiamano penne, penne, piume. Ma l'hanno inventato solo loro, l'ha inventato, dimentichiamo qualche dinosauro piumato, parlo solo di animali viventi per il momento, anzi per stasera, un certo specie di lucertolone ha inventato le penne e qualcos'altro, e le ali, e tutti gli uccelli attuali sono figli di quello. Quindi certamente tutti gli uccelli hanno un antenato comune. Sono figli del primo che ha inventato le penne, che ha inventato le ali, eccetera. Sono figli di quello che ha innovato qualcosa. Avere in comune una novità è importante. Avere in comune qualcosa che è un retaggio del passato non interessa a nessuno. Facciamo un altro esempio. Abbiamo un carattere raffinato. I globuli rossi del nostro sangue sono cellule senza nucleo, cellule ridotte, diciamo, semplificate. Questo vale per tutti i mammiferi, ma solo per i mammiferi. Allora potremmo dire, i mammiferi sono figli di quello, primo bestiola, che ha modificato queste cellule del sangue facendo perdere il nucleo e vanno avanti. Bene. Ma il fatto che un pesce e un uccello abbiano sangue con i globuli rossi col nucleo non dice nulla, dice semplicemente che sono tutti vertebrati, insomma, sono tutta una storia antica. Dice solo che non sono mammiferi, dice solo che sono come in quelle famose partite di calcio in cui scegliete squadra l'Udinese contro il resto del mondo o il resto delle squadre del campionato. Voi capite bene che può essere una sfida piuttosto divertente, piuttosto simpatica, piuttosto curiosa, ma che lo è proprio perché non è una sfida alla pari. Cioè noi abbiamo uno contro tutti meno lui, e tutti meno lui non sono parenti fra di loro, sono l'insieme più eterogeneo che si possa immaginare. Vogliamo un esempio più facile da raccontare? Animali divisi in vertebrati e invertebrati. Allora, i vertebrati sappiamo cosa sono. Hanno vertebre, hanno più o meno un cranio, un cervello dentro, eccetera. Gli altri cosa sono? Sono di tutto. Ci sono delle bestie più simili ai vertebrati, solo che non hanno lo scheletro, per esempio, ma ci sono gli insetti, i molluschi, ci sono le spugne, ci sono le meduse. E la somiglianza che c'è, tanto per dire, fra un insetto e una medusa è molto minore di quella che ci può essere fra qualcuno di questi, magari proprio un insetto e un vertebrato. Quindi il confrontare gli uccelli con tutti questi altri, i vecchi rettili, era un errore. Ecco allora il metodo di Hennig, trovare somiglianze condivise. Ecco, per esempio, in questo caso, lucertola e il gatto hanno in comune che cosa? Zampe articolate per camminare sulla terra. Che quel signore, pescione che ha delle belle pinne grosse e robuste, però non sono ancora zampe, non le ha inventate. Un bel giorno qualcuno ha inventato la zampa, cioè ha modificato la pinna in zampa, ecco il passaggio dal pallino vuoto al pallino pieno, e da quel momento in avanti nasce il ramo dei vertebrati terrestri, che condividono una innovazione rispetto ai, chiamiamoli, pesci. Mentre invece, bisogna stare attenti, quando troviamo ali di pipistrello e ali di uccello, sono ali inventate separatamente. Il pipistrello è più parente del gatto che non dell'uccello, per varie ragioni potremmo raccontare. Così il fatto che queste tartarughe marine abbiano una sorta di pinne con cui nuotano benissimo nell'oceano non è un segno di parentela con i pesci, perché tante storie ci mostrano che sono tornati all'acqua e le loro zampe sono ridiventate pinne dopo essere state zampe vere e proprie.
E nel pinguino la storia è simile, è dentro un'ala che è diventata pinna. Ed ecco Poliziano. Torniamo indietro di mezzo millennio e ci spostiamo in un dominio che è quello della filologia. Il momento in cui il nostro paese è il cuore di una attività di riscoperta e di rivalutazione di documenti del passato, conservati fortunosamente attraverso i secoli del Medioevo, soprattutto in monasteri, ma in posti diversi, testi che sono copie manoscritte di originali che risalgono a un passato più o meno lontano, testi latini, testi greci, testi che questi studiosi riescono a interpretare e testi che per loro sono ancora a volte difficilmente accessibili. Ma spesso succede che di una stessa opera, tanto per dire di un'opera di Cicerone o di un altro autore, esistano, siano trovati, si siano raccolti più codici. Codici in questo senso non nel senso del documento che riguarda il diritto, ma codex, nel senso di manoscritto, documento in cui è trascritto un testo. E questi allora si pone un problema. Quando noi abbiamo diverse copie di un libro, per esempio, le diverse copie che saranno distribuite questa sera, quante altre rimarranno disponibili del famoso libricino di cui sono estremamente grato agli amici di Udine, alla Forum, all'Università, che è nient'altro che la storia di quel che vi sto raccontando, senza immagini, quasi senza immagini, ma forse scritta meglio qui di quanto stia raccontando stasera. Bene, queste copie sono tutte uguali fra di loro. Potrebbero diventare diverse se ci metto una firma, una dedica, o se qualcuno di voi strappa una pagina per rabbia, ma sono tutte uguali, perché sono frutto di un processo di stampa. Questi diversi codici, queste diverse copie di un testo che sono arrivate, questo diverso De Natura Deorum arrivato nelle mani di Poliziano, sono tutte un po' diverse. Saltata una parola, una riga, scritto diversamente un gruppo di consonanti, eccetera. Come arrivare a ricostruire un testo il più vicino possibile a un originale che non avremo mai in mano? Come in ogni modo trovare chi ha copiato da chi, qual è la successione storica di queste trascrizioni, dell'opera di questi amanuensi che nel corso di secoli hanno realizzato tutte queste copie. È facile capire che questo discorso ha molto in comune con la storia che vi ho appena raccontato, con la ricostruzione delle genealogie, chi è parente di chi. Ed ecco cosa suggerisce Poliziano. Suggerisce che la condivisione di un errore, il famoso errore, compare nel titolo di questa chiacchierata, l'errore condiviso è un segno di parentela. Mi spiego, se in due codici, trovati magari in due parti lontane d'Europa, c'è uno stesso errore per la stessa parola scritta in maniera storpiata, e se questo si ripete magari in 3, in 5, in 10 casi, è estremamente probabile che questi due codici, che pure sono stati portati in luoghi lontani, derivino forse dalla mano dello stesso copista e che comunque facciano riferimento a un medesimo originale da cui sono stati trascritti. Una volta che un errore entra, potrà forse essere corretto, ma è ben difficile che due errori, che lo stesso errore si entri più volte, ed è facile invece che si protragga, che si perpetui nel tempo. Quindi il cambiamento, e non il testo originale pulito e indice di parentela. Noi guardando queste cose non sapremo mai qual è stata stampata per prima, per seconda, per terza, quale è uscita prima o dopo del torchio o dal legatore che ha cucito insieme queste pagine. Questo non lo sapremo mai. Mentre invece nelle copie realizzate a mano, con il rischio, ma anche per noi con la ricchezza storica degli errori che via via si stratificano, abbiamo la possibilità di ricostruire, di scandire nel tempo la successione di queste copie. Nell'ambito della filologia, questo metodo è stato dimenticato, perso, ripreso, reinventato, riscoperto. Prende consistenza in maniera definitiva intorno al 1840, gli anni quinto decennio dell'Ottocento, per opera di un filologo tedesco che si chiama
Karl Lachmann, tant'è vero che oggi i filologi lo chiamano non metodo di Poliziano, ma il metodo di Lachmann. Lachmann ovviamente lo racconta in maniera esplicita, enuncia principi che sono un po' questi, insomma, raccoglie varie versioni, le confronti, identifica gli errori congiuntivi, come si usava a dire allora, e alla fine realizzi lo stemma codicum. Cos'è lo stemma codicum? È un albero genealogico, rappresentazione grafica della sequenza delle trascrizioni con i vari errori, con le varie innovazioni introdotte e via via le diverse strade che questi prendono. Notate l'abitudine dei filologi di cominciare dall'alto verso il basso, mentre il naturalista disegna i suoi alberi con il tempo antico verso il basso. Perché? Perché il naturalista è anche geologo, è anche paleontologo, va a scavare e trova sopra le cose recenti e sotto quelle antiche. Il filologo è abituato invece a raccontare, dice, in principio erat il capostipite della tribù, il capostipite dei codici, del Natura Deorum, il primo della dinastia reale di Spagna. Okay. Cosa succede adesso? Succede che negli ultimi anni qualcuno si è accorto che i due discorsi hanno molto in comune ed ecco filologi che si mettono ad adoperare i metodi che ovviamente caposcientifici sono stati rapidamente sviluppati e trasformati anche in algoritmi da computer, ovviamente in programmi che permettono di elaborazione anche di grandi quantità di dati per confrontare diverse specie di piante e di animali, per costruire quindi questi alberi sulla base di dati e di principi che sono così espliciti da poter essere tradotti in frasette, diciamo così, da programma da computer. Ecco i filologi che vengono a usare questi metodi. Vedete il titolo, stima di distanza fra manoscritti basata su errori di copiatura. È la razionalizzazione del principio di Poliziano e poi di Lachmann portato avanti fino a prendere da una disciplina che ha scoperto queste cose molto dopo, ma che ha camminato in fretta, questi metodi. Ed ecco applicati con lo studio di questi errori di trascrizione, varianti testuali, e alla fine vengono fuori degli alberi che hanno qualche somiglianza con quelli disegnati da, diciamo, da noi nelle scienze della natura. Esercizi simili vengono fatti anche per studiare parentele fra altre cose che riguardano l'espressione, la realtà, la cultura dell'uomo. Parentele fra le lingue, per esempio. Quindi non tanto parentele fra copie di uno stesso testo, ma parentele fra i linguaggi. Ecco, confronti che si fanno, per esempio, fra queste equazioni parentele fra le lingue e le parentele delle popolazioni umane che emergono dagli studi di genetica. Però gli alberi a volte sono capricciosi, non sempre sono belli, aperti, ramificati, ma sapete bene, le piante si prestano a fare innesti, no? Avvicini, appressi due rami, questi si possono cucire insieme. Riusciamo a farlo con pezzi di piante di individui diversi, figuriamoci se non succede facilmente quando mettiamo vicino all'altro due rami dello stesso albero. Questa è una metafora, ma è una metafora che va bene per entrambi i settori che vi ho proposto questa sera. Nell'ambito del mondo dei viventi le cose sono andate in realtà più o meno così. Basterebbe pensare che ogni cellula nostra umana, come di qualunque animale o di qualunque pianta, ogni cellula è in realtà il prodotto di eventi di confluenza, di fusione, possiamo dire di simbiosi. In ogni cellula animale e vegetale ci sono gli oggetti che si chiamano i mitocondri, centri energetici, diciamo, della cellula, le piccole stufe biochimiche delle cellule. Abbiamo qualcuno che lo conosce molto bene, i mitocondri, in questa sala. E i mitocondri una volta erano del cielo e stavano per conto loro. Erano dei batteri vagabondi che un bel giorno sono stati inglobati e sono poi hanno trovato un modo di convivere con la cellula che li ha inglobati. Ed è diventata un'associazione stabile. Nelle cellule delle piante abbiamo anche quei corpiccioli verdi, i cloroplasti, quelli che permettono di utilizzare l'energia del sole per fabbricare gli zuccheri, e anche loro erano una sorta di batteri verdi, per così dire, o di alghe verdi, di alghe azzurre, che se ne stavano prima a vita libera. Quindi ci sono questi intrecci, queste storie che si mescolano, che non sono semplici storie aperte, ma anche nella storia del linguaggio. E come? Pensiamo a quanti prestiti abbiamo da lingue straniere. Oggi poi,
quante stratificazioni ci sono nella nostra lingua parlata di parole che vengono da altrove. Potremmo fare rapidamente un test, ma faccio stop, d'accordo? Ecco due esempi appunto banali di importazioni, quindi di reticolatura in queste vicende linguistiche. E questi sono semplicemente titoli di articoli che dimostrano una letteratura che sta fiorendo di analisi appunto di testi letterari fatta con i metodi della cladistica, della ricostruzione delle parentele di viventi. E da qui prendo spunto per una piccola appendice brevissima con cui vado a concludere. Oggi nell'ambito della zoologia, della botanica, per quanto possibile, non ci si limita a considerare le caratteristiche, diciamo, della forma, le caratteristiche della struttura, la morfologia dell'animale, della pianta. Ci si limita a misurare, a contare, a dissezionare, a guardare come è fatto dentro e fuori l'animale, della pianta. Si guardano anche le molecole, soprattutto quelle grandi molecole che, proprio per essere grandi e complicate, possono avere molta informazione, e sono ovviamente il DNA, ma anche certe molecole di RNA o proteine. E parlando di queste cose, è curioso notare come la biologia molecolare che si è occupato, che ha sviluppato questi studi, e non solo dal punto di vista poi dell'uso per ricostruire le parentele, anzitutto come conoscenza di come funzionano le cellule grazie a queste molecole, ha usato delle analogie dei termini presi dal mondo della linguistica. Noi parliamo di trascrizione, per esempio, dell'informazione contenuta in una molecola di DNA in una molecola di RNA messaggero. Parliamo di traduzione di questa struttura, questa organizzazione della grande molecola, in un altro tipo di molecola che è quella delle proteine. Quindi analogie linguistiche, trascrizione, traduzione, e questo può essere poi portato fino a dire che queste grandi molecole sono fatte di tanti pezzetti uniti insieme, nucleotidi del DNA, del RNA, gli amminoacidi che formano le proteine, e queste unità vengono paragonate, o possono essere paragonate entro certi limiti, alle lettere dell'alfabeto. Come noi facciamo le parole, le nostre frasi, con suoni, suoni che esprimiamo poi graficamente con le lettere dell'alfabeto, e con queste poco più di una ventina per il nostro alfabeto, per la nostra lingua, poco di più per altre lingue, mai più di un centinaio, anche in quelle più bizzarre, e così il DNA, come sappiamo, usa quattro lettere, le proteine ne usano una ventina, alfabeti. A questo punto però questa analogia fra geni e parole apre nuove inquietudini. A me perlomeno ha messo nuove inquietudini. Se guardo la grande molecola del DNA, in realtà come ci vengono rappresentate? Dobbiamo immaginare delle molecole estremamente lunghe che dal punto di vista diciamo così, dell'organizzazione sono pezzi che si ripetono con continuità, dove però dal punto di vista pratico noi vediamo che si leggono, si interpretano dei pezzi, quello che noi chiamiamo un gene, quel che è l'unità che viene trascritta e poi tradotta, non è un'intera molecola di lunghezza praticamente infinita, ma è un frammento. Quale frammento? Dove comincia? Dove finisce? C'è un modo ambiguo di leggere queste molecole? Cioè, i meccanismi che agiscono dentro la cellula, come fanno a leggere in queste lunghe molecole qualcosa che abbia senso? Qualcosa che poi si traduce in altre molecole e quindi in funzioni ben precise del nostro organismo. Qui c'è tutta la biologia molecolare moderna, se vogliamo, e tutte le inquietudini che mostrano adesso come di geni, della parola gene, si possono dare definizioni diverse, più o meno utili, più o meno alternative, più o meno elastiche. Non entro in particolare anche perché non è la parte di biologia che ho coltivato negli anni, ma passando a qualcosa che ho coltivato ancora di meno, ma che trovo stimolante e divertente, passo per l'ultimo paio di immagini e a una riflessione sulla equivalente linguistico. Se non è così ovvio dire dove comincia e dove finisce un gene, una unità
che abbia senso, diciamo, in di significato nelle molecole immense del DNA, siamo così sicuri che esistano dei limiti precisi, sempre, ovunque e da sempre, in quelle che noi chiamiamo le parole? Non lo so. Un paio di osservazioni. Ci sono, oggi sempre meno, d'accordo, ma lingue non scritte, lingue solo parlate. Ebbene, presso alcuni di questi popoli che non conoscono la scrittura, non c'è una parola che significhi parola. Cioè, l'equivalente della loro lingua, per esempio qui ci sono esempi di due lingue africane, è qualcosa che abbia significato che noi diamo con tutte le sue incertezze, ma anche con il suo significato, come dire, abbastanza condiviso al termine parola. E loro il linguaggio lo usano solo in forma parlata, non in forma scritta. Un altro aspetto. A volte, di fronte a una lapide incisa di un certo periodo più o meno lungo di antichità romana, noi troviamo dei testi in cui non riusciamo a vedere il limite fra le parole. Ma cosa sarà scritto? Magari dice, ma questo è il latino, ma non capisco niente. Tutto appiccicato insieme. È quella che si chiama la scrittura continua. Scrittura continua che non è stata soltanto del latino o soltanto del nostro alfabeto. È stata per periodi più o meno lunghi anche della scrittura che usano le lingue, lo sanscrito prima o lo hindi adesso, la scrittura Devanagari. Lo è stata dell'alfabeto cirillico o di alfabeti equivalenti usati dalle lingue slave. Lo è stato l'alfabeto usato dall'ebraico. Lo è stato addirittura per la scrittura cinese, dove sappiamo bene che questi non sono segni che equivalgono alle nostre lettere, sono... C'è un'altra logica di questa rappresentazione, ma fino a ieri, possiamo dire, il cinese veniva scritto senza spaziature, fra unità che noi vorremmo chiamare parole, unità di significato. Il primo testo cinese in cui viene utilizzata la spaziatura delle parole, citato qui, è un profilo, ovviamente il titolo lo do in italiano, non so il cinese, è un profilo della storia della filosofia cinese di questo signore Hu Shi, 1919. Quindi, meno di 100 anni fa, copiando da una qualche lingua occidentale, i cinesi hanno cominciato a usare la spaziatura fra le parole. E non è, come dire, una realtà piccola quella cinese, no? È un altro mondo molto grande. Viene a domandarsi, allora, se non sia opportuno ripensare proprio a queste cose. C'è un modo di dire che si usava una volta, e forse i più giovani qui non hanno mai sentito, che è dire, non so più andare avanti, mi trovo davanti a un busillis. E cos'è un busillis? È una situazione di questo tipo. Immaginate un chierico di quelli che un po' di latino, insomma, gli toccava impararlo, no? Di fronte al grande librone, un grande messale, un libro di canti, un libro di storia sacra, bello, tutto istoriato, con i capilettere ornati così, arriva in fondo a una pagina e legge indie, dice, insomma, taglio qua, indie, nel giorno. Poi volta il paginone di pergamena, continua a leggere e trova busillis. Detta in maniera nostra, il testo doveva essere in diebus illis, in quei giorni, in quei tempi. Ma le parole erano scritte in scrittura continua e invece il salto pagina era inevitabile, perché certamente devi girare. E il salto pagina è stato fatto a metà di quella che era, dal punto di vista del significato, un'unità di qualche rilievo. Ma detto in die, che ha un suo significato, avendo fatto una cattiva analisi, non puoi più completare la sintesi, non puoi più aggiungere un significato al busillis. Scrittura continua. Siamo in pieno medioevo. La scrittura continua, cioè il fatto di scrivere tutto attaccato, comincia a essere, a tornare scomoda. Torna scomoda soprattutto dove? Pensiamo che in Europa la gente cosa scrive? In che lingua scrive? Scrive quasi soltanto il latino, perché quelli pochi che sanno scrivere sono in genere
i frati, i preti, compagnia, e un po' di gente, di giuristi, ovviamente. Scrivono in latino, non vanno a scrivere o a trascrivere le cose che si dicono nelle lingue volgari, qua e là. Allora, il problema di capire una pagina latina ce l'ha soprattutto chi non è di neolatino, cioè chi non parla una lingua come l'italiano, come il francese, ma è chi parla una lingua germanica o di altro tipo. Ed è proprio interessante, in Irlanda, che i monaci già intorno all'anno 700, fino al VII-VIII secolo, cominciano a introdurre spaziatura delle parole nei testi latini. Perché in quell'epoca questi frati cominciavano a leggere molte cose biascicando così, come dire, lettura personale del testo sacro o dei canti o di preghiere. Mentre i testi scritti in volgare, in l'irlandese dell'epoca, scritti in una grafia, una scrittura molto strana, quasi una scrittura runica, si chiama Ogham, sono scritti senza separazione, non avevano bisogno. Quei pochi che sapevano leggere quelle cose e la loro lingua la leggevano tranquilli. Questi monaci hanno provato a importare la separazione fra le parole via via in Inghilterra, innanzitutto, e poi continente. E ci arriva piano piano, addirittura intorno all'Ottocento, Carlomagno chiama da York Alcuino e dice: tu che sei istruito, vieni qua a mettere ordine ai miei ai testi di legge, ai testi importanti, insomma, del mio Stato. E Alcuino va e introduce la separazione fra le parole. Ma siccome poi ai francesi non gliene importa più di tanto, si perde. E passerà ancora 100, 200 anni prima che in Francia diventi una prassi comune la separazione fra le parole. E l'Italia è l'ultima, perché quella la gente parla una lingua che è ancora più vicina al latino, non ne ha bisogno. Poi però, Boni di Fleury scrive, siamo in mille qualche anno, questione grammaticales, e dice: tu, dai istruzioni, tu copista, scrittore, scriba, sei tu che devi sapere dove mettere lo spazio fra le parole. C'è una cosa curiosissima, raccontata da un che ha scritto una monografia su queste cose. Noi abbiamo due copie d'epoca delle questioni grammaticali di Boni di Fleury, e proprio di queste righe in cui dà queste prescrizioni, i due copisti hanno introdotto degli errori di spaziatura diverse da copista a copista. Noi viviamo oggi in un mondo dove il bambino, fin dalla nascita, vive in un mondo in cui tutti gli adulti, la gente insomma, che parla, che gli parla, che gli insegna all'uso della parola, è abituata ad una lingua che non è solo parlata ma anche scritta. Quindi noi non riusciremo mai a capire esattamente se c'era la separazione fra le parole andando a studiare come avviene l'apprendimento della lingua nei bambini che vivono in mezzo a noi. Possiamo capire laddove c'è un analfabetismo primario o un grossolano analfabetismo di ritorno. Ed ecco, guardate già quelle espressioni tipo wonna, ginna, americanate e così, che a noi sembrano cose obbrobriose e sono appunto semplicemente espressioni trascritte alla meno peggio, dove in una frangente dove la divisione in parole non è data, non è acquisita. Mi è venuto un dubbio che vi lascio come ultima riflessione. E se fosse vero che le parole in un certo senso le hanno inventate i grammatici, o perlomeno la gente che ha imparato a leggere e a scrivere? Da biologo devo fermarmi qui.